tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Questo è il nostro terzo appuntamento per quanto riguarda il condividere siti sui quali potete trovare delle bellissime idee regalo per i vostri appunto regali di Natale, ma che siano, mi raccomando, ecosostenibili. Quindi anche oggi vi proporrò alcuni siti che secondo me meritano veramente una visita. Partiamo dal primo. Oggi voglio parlarvi di Friendly Shop. Friendly Shop è un sito creato da Caterina e Nicolae, spero mi scuseranno, ma non so come si pronuncia questo nome. Comunque è il primo sito che è specializzato in prodotti non solo sostenibili ma anche zero waste, perché hanno veramente una grandissima attenzione anche alla riduzione dei rifiuti. Infatti attraverso i prodotti che offrono vogliono riuscire a ridurre i rifiuti che produciamo, quindi creare un'alternativa, come abbiamo detto anche per altri siti, all'usa e getta, che oggi invece va tanto di moda. Hanno anche una pagina Instagram sulla quale sono molto attivi e attraverso di essa ho scoperto anche qualcosa in più sulla loro filosofia, ovvero il modo in cui scelgono i vari produttori di ciò che vogliono insomma poi proporre sul loro sito. Difatti loro ricercano produttori che non usino praticamente per niente la plastica in ciò che offrono e ad esempio chiedono loro anche di imballare i propri prodotti senza l'utilizzo per esempio di scotch o altro tipo di plastica. Quindi è un'attenzione veramente maniacale, ma nel senso positivo del termine, in tutto ciò che mettono in vendita sul loro sito. Sul loro sito potete trovare vari marchi di prodotti sostenibili, sia italiani che stranieri, come per esempio, ve ne dico un paio, ci sono i prodotti La Mazzuna, che come sapete anche io utilizzo, o addirittura la Chili's Battle, che io pubblicizzo da tanto tempo perché appunto è la bottiglia termica che si può utilizzare all'infinito invece delle bottigliette di plastica. Quindi insomma è un sito fornito di tante cose che io stessa ho sperimentato in prima persona. Andiamo adesso a vedere come è fatto il sito. Nella parte stile di vita trovate un blog dove raccolgono consigli pratici per uno stile di vita zero waste e per una vita sostenibile. Quindi ci sono approfondimenti, consigli, trucchi e racconti anche di esperienze. Tornando alla home page invece abbiamo nella sezione prodotti tutto quello che loro vendono, come abbigliamento, cura della persona, casa, articoli per il viaggio, kit regalo. Interessante secondo me la sezione casa, dove si trovano tante idee come la spazzola per i piatti che appunto non inquini, contenitori per il cibo o la mitica Chili's Battle della quale vi ho parlato prima. Inoltre voglio sottolinearvi, dato che siamo vicini al Natale, anche la parte dei kit regalo per trovare dei regali semplici e sostenibili, e tra questi troviamo anche i prodotti La Mazzuna. Sottolineo anche la sezione on the go, che secondo me è particolarmente interessante perché offre tazze, borse, infusori, posate in bambù e sughero, ovvero tutto il necessario per quando siamo all'aperto, quando siamo semplicemente al lavoro e dobbiamo pranzare fuori e così via. Insomma, tutto per conservare il nostro cibo e le nostre bevande, ovviamente riutilizzabile. Bene, questo per quanto riguarda appunto Friendly Shop. Vi parlo adesso di un altro sito che invece è un mega mega sito e che tutti voi conoscete, ma magari posso darvi qualche informazione in più. E sto parlando di Etsy. Etsy è un sito dove gli artigiani possono vendere le loro opere, ma non solo, danno spazio agli artigiani ma anche a coloro che vendono oggetti vintage, quindi comunque prodotti che si adattano perfettamente alla filosofia della sostenibilità, ovvero comprare qualcosa appunto che sia vintage, quindi sia usato, oppure qualcosa che sia stato creato a mano direttamente da chi lo propone sul sito. È una piattaforma enorme all'interno della quale potete trovare ovviamente prodotti italiani e stranieri, quindi il mio consiglio è di mettersi lì e spulciare veramente, dare un'occhiata in generale in base a ciò che state cercando, perché appunto è veramente molto vasto. Ogni artigiano che mette in vendita i propri prodotti li offre a milioni di visitatori ogni giorno, quindi si tratta veramente di una piattaforma ben congegnata ma soprattutto veramente ampia. Ovviamente coloro che vendono su questo sito devono rispettare i valori che stanno alla base proprio insomma della creazione di Etsy, ovvero la sostenibilità e la responsabilità e la qualità di ciò che vendono.
Come ho detto, è però un sito immenso, quindi non è sempre semplice orientarsi al suo interno. Quindi io nel frattempo, mentre voi comunque potete andare, come ho detto, fare una ricerca generica, trovare qualche idea regalo lì che appunto sia artigianale, personalizzabile, insomma c'è veramente di tutto, io vi do un'indicazione di alcuni artigiani che ho scoperto e che mi piacciono molto e che potrebbero appunto darvi qualche idea in più per i vostri regali di Natale. Il primo è All Good Things Handmade, che sul sito trovate con il nome AGT Handmade. Su questa pagina potete trovare borse, portatabacco, tracolle e pochette, tutte ovviamente artigianali, e i materiali utilizzati principalmente sono pelle vegana, cotone e sughero. I prezzi di ciò che viene offerto non superano i 60 euro, quindi comunque ci può stare come idea regalo se avete in mente appunto di spendere questa cifra, ecco, non sono cifre impossibili da raggiungere. Un altro consiglio che vi do è Laura Baresi Knit Design. Lei crea cappelli e sciarpe oltre a qualche maglione. I cappelli costano circa 50 euro, sono fatti a mano e sono di lana. Li crea anche su ordinazione e quindi credo che soprattutto in questo periodo invernale possono essere un'idea veramente azzeccata. Un altro artigiano che vi consiglio e che seguo anche su Instagram è Abricot Atelier. È una sarta bravissima che mette tanta passione nel suo lavoro e addirittura ha creato una collezione di abiti dedicati o comunque legati ai grandi capolavori della letteratura. Quindi io vi consiglio di andare a dare una sbirciatina. Realizza dei capi anche su ordinazione. I prezzi vanno più o meno da 40 euro in su. Un altro suggerimento che vi do sempre sul sito Etsy è dare uno sguardo a giocattoli e intrattenimento, dove c'è la sezione accessori per libri. Insomma, alla fine noi amiamo la lettura, quindi perché no? Può essere carino dare una sbirciata alle offerte un po' particolari, sempre artigianali, legate al mondo dei libri, che possono essere anche una bella idea regalo. Un grazie speciale per la realizzazione di questo video lo devo alla ragazza che gestisce la pagina Facebook Una moda più sostenibile. Difatti, grazie a lei ho conosciuto gli artigiani che vi ho presentato in questo video, ma in generale parlando con lei ho scoperto veramente tantissimi nuovi siti, tantissime persone, tantissimi artigiani che mi permetteranno di comprare in maniera più sostenibile anche per il futuro. Quindi, dato che è stata per me molto d'aiuto, vi consiglio di andare a mettere mi piace alla sua pagina, ma soprattutto di fare una chiacchierata con lei, qualsiasi sia la cosa che state cercando, lei sicuramente saprà darvi qualche consiglio e indirizzarvi al meglio per essere soddisfatte e trovare quello di cui avete bisogno, ovviamente in maniera sempre sostenibile, quindi che rispetti l'ambiente e il lavoro delle persone. Quindi grazie, grazie davvero. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero di avervi dato tante idee, tanti spunti. Se avete qualcosa da suggerirmi, scrivetemelo sempre sotto perché mi fa piacere, e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!